Ciao a tutti e benvenuti in questa nuovissima vignetta video. E il vostro amico e youtuber preferito Boban Pesov vi proporrà una vignetta dedicata all'ultimo cinefumetto uscito in sala. E stiamo parlando di Captain America The Winter Soldier. L'ho detto bene? Quindi non ci perdiamo in chiacchiere, vai con lo speed drawing. Amici miei, penso che il 90% di voi hanno la stessa sensazione prima di andare a vedere un film a cinema che si considera leggermente mediocre. Quella sorta di, ah sì, è un'ora e mezza, tanto passa veloce, sarà la solita cosa di combattimenti, storia banale, cliché a manetta, spero di riuscirmi anche un pochino a divertire. Era la stessa sensazione che provavo prima di andare a vedere 300, l'alba di un impero, però non solo si sono consolidate le mie seghe mentali, ma addirittura non pensavo fosse il peggio del peggio. Però stavolta con il secondo capitolo di Captain America diciamo che è successo il contrario. E meno male, sono contento, perché questo film, devo dirvi la verità, l'ho gradito. L'ho detto. Mi è piaciuto e voglio spingermi oltre, voglio esagerare. Sembro Roberto il Baffo quando cerca di vendere qualcosa, però comunque voglio esagerare. Mi è piaciuto addirittura più di Thor, The Dark, qualcosa, adesso non mi ricordo più. C'è sempre qualcosa sul Dark, coglioni così. E addirittura Iron Man 3. Ovviamente come tutti i cinefumetti della Marvel, ci propongono sempre quei trailer. Però stavolta non mi sono affidato assolutamente ai trailer. Sono contento che questi cinefumetti targati Marvel, man mano che si va avanti, migliorano gradualmente sempre di più. Ed è straordinario vedere che i sequel sono molto più godibili rispetto ai primi capitoli. Per esempio vale per i film di Iron Man. Il 2 e il 3 sono molto più belli rispetto al primo. Stessa cosa vale anche per Thor. Il primo, non lo so, l'ho trovato addirittura fastidioso. Il secondo mi è piaciuto leggermente un pochino di più. Si riconferma questa cosa anche in Captain America. Nel primo ho gradito tantissimo l'antagonista Teschio Rosso, però il personaggio principale lo vedevo come un bamboccio. E addirittura in quel film interpretava lui stesso il ruolo di un bamboccio, di un burattino, che possa tranquillizzare e riempire di coraggio i cuori impauriti della popolazione americana del periodo della Seconda Guerra Mondiale. Invece in questo sequel lo vedo molto più, non lo so come descrivervelo, però più convincente, meno ridicolo. E sicuramente ottima la scelta da parte degli ideatori di questo cinefumetto di non fare indossare una calzamaglia a questo Captain America, perché ridicolo. Ovviamente ci sarà qualche purista Marvel che starà già insultando qua sotto dicendo: ma come ti permetti, il costume di Captain America è storico, forse uno dei... Chi se ne frega, ragazzi, è ridicolo vedere in un film vestito uno in calzamaglia con stelle no, raga, fa cagare. Vediamo in questo secondo capitolo una Scarlett Johansson poco appetibile, perché vedere Scarlett Johansson rossa, però, come sempre, fa la sua porcella figura. Mi piace, porcella figura. Non ha senso, però a me piace. La cosa che mi ha dato leggermente fastidio è il poco valorizzare il soldato d'inverno, o Adam Cadmon, preferisco chiamarlo così. Intanto compare poche volte nel film, e quelle poche volte non lascia quella impronta imponente. E sicuramente molto fighi i combattimenti tra lui e Captain America, però il personaggio in sé, no. E anche in questo film Samuel Jackson spicca nel ruolo di Nick Fury. Ah, dimenticavo, poi c'è un certo Robert Redford. No, ragazzi, a parte gli scherzi, vedere Robert Redford in un cinefumetto è come vedere Hannibal Lecter guidare una protesta vegana. Però devo dirvi la verità, mi è piaciuto. Come antagonista l'ho trovato convincente. Come ho detto prima, combattimenti fighi, spettacolari, piacevoli da guardare, senza rallenti, e meno male. E addirittura a un certo punto mi sono detto: no, voglio ancora più combattimenti.
Tecnicamente questi film sono fatti veramente molto bene. E dato che stiamo parlando di cinefumetto, quindi supereroi, quindi poteri straordinari, questo porta all'uso spropositato di computer grafica. Qui ovviamente non dà fastidio, non si nota. Ho trovato fastidioso certi discorsi che sono un po' ridondanti, che gira sempre attorno al concetto di americano forte e fiero. Basta. Però devo dirvi la verità, per essere un cinefumetto che parla di un eroe che è il vero simbolo degli Stati Uniti d'America, non hanno poi così tanto esagerato col patriottismo. Addirittura c'è una forma di critica nei confronti di queste organizzazioni segrete dello SHIELD che potrebbe rappresentare ad esempio, non so, la CIA, dove al loro interno nascondono sempre un qualcosa di malato. A proposito di SHIELD, sconsiglio assolutamente di guardare la serie che va in onda su Fox. È una merda. Fidatevi. Concludendo, posso dirvi che questo film mi è piaciuto. L'ho trovato molto più bello e godibile rispetto a tanti altri cinefumetti presentati dalla Marvel in passato. Mi è piaciuto il personaggio di Captain America, l'hanno decisamente migliorato e ovviamente sono curioso di vedere The Avengers 2, si chiamerà così, penso, non lo so, dove li vedremo di nuovo riuniti tutti assieme. Quindi, in questa vignetta video ho voluto realizzare l'incontro tra Captain America e il Soldato d'Inverno. O Adam Cadmon. Amici miei, se vi è piaciuta questa vignetta, ovviamente mettete mi piace qua sotto, commentate, ma soprattutto condividete, perché solo gli utenti sciocchi non condividono. E ditemi la vostra, se siete andati a vedere questo film, se vi è piaciuto, se non vi è piaciuto, e ditemi quello che volete. Ricordo a tutti quanti di passare a trovarmi sulla mia pagina di Facebook, Twitter e aggiungermi su Google Plus. Vi ricordo che il 5 e il 6 aprile sarò al Romix e avrete la possibilità di vincere un mio disegno originale. Schiacciate sul disegno, potete andare anche a vedere il video. Quindi io vi ringrazio per la vostra attenzione, noi ci vediamo la prossima volta e...